Qual è stato il passato di Ira? Cosa l'ha spinta a diventare un angelo vendicatore? E come è nato il Crimson Maze che lei stessa ha fondato? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Ira è stata sicuramente la prima eroina che molti combattenti hanno impersonificato giocando il mazzo introduttivo messo a disposizione dai vari centri ludici di fiducia per iniziare i nuovi combattenti nel gioco. Essendo un ninja, la sua capacità di combattimento supera di gran lunga quella di un comune soldato, fendendo l'avversario con colpi veloci, precisi e letali che lasciano poco scampo. Ma anche l'assassino più efferato ha avuto un'infanzia più o meno felice che ad un tratto ha incontrato un evento traumatico che ha cambiato per sempre il suo modo di vedere il mondo. Prima di iniziare, so che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non siete ancora iscritti. Pensate che se tutti voi vi iscriveste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 iscritti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Dateci una mano! Inoltre vi invito ad attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like, commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Ed ora scopriamo qual è stata la storia di Ira ed il perché ad un tratto la sua intera esistenza è stata devota al sentimento della vendetta. Andiamo a dargli un'occhiata. Cresciuta nella pace e nella serenità del villaggio di Ikaru, Ira era una bambina brillante dallo spirito libero che si metteva sempre nei guai. I suoi fratelli, Xiling e Ying, sono stati spesso coinvolti nei suoi guai, nonostante abbiano fatto del loro meglio per tenere a freno la loro ribelle sorella minore. Sebbene i suoi genitori fossero spesso esasperati dalla sua incapacità di stare ferma e ascoltare i suoi tutori, l'amavano teneramente. I ricordi della sua famiglia erano affettuosi, il suo villaggio era ricordo piacevole della spensieratezza della sua infanzia. Nonostante i continui avvertimenti dei suoi genitori, a volte Ira scappava nel santuario in cima alla valle, annidiato sotto l'albero da cui prendeva il nome la sua famiglia. All'interno del santuario giaceva un'elegante spada, con fiori di ciliegio incisi lungo tutta la lama. Non importava quante volte ci avesse provato, non sarebbe mai riuscita ad impugnare la lama, dato che veniva sempre interrotta prima di poter posare le mani sul metallo polveroso. «Ti avevo detto di non venire qui», le disse in un'occasione suo padre. «Perché questo santuario è sacro. Dovresti venire al santuario solo in caso di emergenza, Ira». Ma nonostante le sue parole, lei tornava sempre, attirata al santuario, dalla spada che gli giaceva all'interno. Passarono molti anni, e qualche tempo dopo il suo 14° compleanno, Ira tornò dall'allenamento con i suoi fratelli. Sebbene gli esercizi fossero stati noiosi, si era goduta l'opportunità di uscire dalla valle e di allenarsi. Tuttavia, quando entrarono nel villaggio, si resero subito conto che qualcosa non andava. Una massa di forme color inchiostro inondava la valle. Un'orda di creature che riempiva le strade assediavano la loro casa ancestrale. Una delle creature a loro più vicine si voltò, rivelando una vecchia maschera di osso levigato macchiata. La sua massa informe e contorta era ricoperta da una sottile membrana, rivelando scorci di ossa e muscoli che si muovevano al di sotto. Il mostro divenne più alto e il suo corpo si tese mentre cambiava forma. Nel frattempo che i fratelli estrassero le armi, il padre apparve davanti a loro, mettendosi tra i suoi figli e l'enorme creatura. «Lascia fare a me!» urlò Axiling, tenendo ferma la spada davanti a sé. «Devi andare al santuario di famiglia! Non fermarti finché non lo raggiungerai, qualunque cosa tu veda!» Xilin tirò rapidamente da parte i suoi due fratelli più piccoli, costringendoli a correre attraverso la valle, verso l'antico santuario. Si muovevano tra gli edifici, togliendosi dalla portata delle creature mutate, correndo tra gli abitanti del villaggio che combattevano per le strade.
Nonostante molti mostri si trovavano sul loro cammino, nessuno di loro cercò di inseguirli. Arrivati al santuario, i fratelli si chiusero il portone alle spalle e iniziarono a cercare. Le parole del padre, molti anni prima, gli tornarono in mente. «Vieni al santuario se c'è un'emergenza», rifletté Ira. Avrebbe significato qualcosa, forse un piano da realizzare in caso di attacco nemico. Mentre i suoi fratelli controllavano le pareti, Ira si ritrovò attratta dalla lama esposta sul retro del santuario e, dirigendosi verso di essa, posò finalmente la sua mano sulla spada. Quando la sollevò verso l'alto, una grande scossa distrusse l'edificio e il legno gemette sotto i loro piedi. Il muro di fondo al santuario iniziò lentamente a crollare, rivelando un passaggio buio tagliato nella montagna. Prima che qualcuno di loro potesse dirigersi verso il tunnel, però, la struttura barcollò ancora una volta. Il chiaro di luna irruppe nella stanza mentre una creatura squarciava il muro anteriore invadendo l'ingresso. La bestia mascherata torreggiava ancora una volta sui fratelli, oscura e minacciosa. La sua maschera scivolò lentamente verso l'alto e la sua testa senza volto si aprì per rivelare dozzine di file di denti, rilasciando un urlo agghiacciante dalla sua bocca appena formata. Xilin estrasse immediatamente la spada, balzando avanti, frapponendosi tra il mostro e i suoi fratelli. Mentre stava sollevando la sua arma per ferire, la creatura balzò in avanti prima che la lama potesse fendere il primo colpo. Come un fulmine, una zampata lo colpì e in un istante Xilin fu fatto a pezzi, squarciato da un'anca all'altra. La metà inferiore del suo corpo crollò in ginocchio inerme. Sangue e viscere pendevano dalle fauci spalancate della creatura mentre ruggiva ancora una volta, i denti che brillavano alla pallida luce della luna. Jing afferrò rapidamente Ira prima che potesse contrattaccare, trascinandola nel passaggio e costringendola a correre. La creatura li inseguì mentre centinaia di minuscole mani si formavano dal suo corpo deforme, trascinandosi lungo il terreno mentre si dirigeva anch'esso verso il tunnel. Un lamento acuto echeggiò nell'oscurità mentre cercava di inseguire la coppia. Il suo corpo gigante stava lottando per adattarsi alle dimensioni del passaggio. La galleria, decrepita dopo anni di disuso, emise un gemito di avvertimento. La pietra sotto i loro piedi tremò mentre le pareti crollavano intorno a loro, schiacciando inevitabilmente il mostro sotto tonnellate di pietra e terra. Correndo a perdifiato lungo il passaggio, Jing e Ira evitarono per un pelo il crollo, riuscendo ad uscire in tempo traendosi in salvo. Molto più tardi, quando tornarono visibili alla luce della luna, coperti di terra e polvere, Ira si voltò per cercare il bagliore del suo villaggio in fiamme, luminoso contro il cielo notturno. Jing le si avvicinò lentamente per stare al suo fianco, e i fratelli rimasero insieme in silenzio, guardando e aspettando il sorgere del sole. Nelle settimane successive, Ira e Jing iniziarono a cercare sopravvissuti, avvicinandosi il più possibile al loro borgo natio. Solo pochi vassalli della Casa dei Fiori erano riusciti a fuggire in tempo. Nessun altro emerse dal villaggio, nessun altro sopravvissuto si fece avanti, e così Ira e Jing divennero gli ultimi membri viventi della stirpe Ikaru. Eppure, col passare del tempo, scoprirono una nuova verità. Iniziò quando si imbatterono in un altro gruppo di sopravvissuti che era stato vittima di un'aggressione da parte degli stessi invasori. Descrissero un attacco al loro villaggio da parte di un'orda di mostri stranamente simili a coloro che avevano raso al suolo Ikaru. Poi incontrarono un altro clan con la loro stessa storia, ed un altro ancora. La voce si sparse in tutta Misteria, dando vita a quella che divenne nota come la Notte della Marea Oscura, un enorme gruppo di bestie mostruose che emerse dalla terra e attaccò i villaggi di Misteria. In tutto, 8 case vennero spazzate via in una sola notte. Non solo i clan stessi, ma i loro villaggi, i loro archivi. Per alcuni sembrava quasi che fossero stati cancellati dalla storia stessa.
Ira e Jing si trovarono a capo di un folto gruppo di sopravvissuti per un totale di quasi 40 membri. Unendosi, cercarono un posto dove stabilirsi e trovarono conforto condividendo il loro dolore comune. Questo però non fu abbastanza per Ira. Man mano che crebbe, i suoi ricordi della Marea Oscura la condussero su un sentiero di vendetta. Alla ricerca di risposte, Ira radunò i sopravvissuti rimanenti fondando i Crimson Maze Rebels. Iniziando a viaggiare attraverso Misteria, alla ricerca di informazioni sulla notte della Marea Oscura, Ira scelse di impugnare il Bordo dell'Autunno in memoria del suo clan, e Jing poté solo guardare mentre l'essenza oscura dell'arma iniziava a deformarle la pelle, filtrandole nelle vene. Una mattina Ira si svegliò e trovò un biglietto attaccato al suo letto. Jing era apparentemente scomparso nel nulla, lasciando solo un breve messaggio di saluto. Cara sorella, negli ultimi 7 anni ti ho visto crescere, fondare i Crimson Maze Rebels e cercare la verità dietro la distruzione della nostra casa. So che gli eventi di quel giorno oscuro pesano ancora su di te e so che pensi che trovare i responsabili ti aiuterà ad andare avanti. Tuttavia, questa ricerca di giustizia ti ha cambiato, Ira. Si è trasformato in un oscuro desiderio di vendetta e temo che non sia rimasto nulla della sorella con cui sono cresciuto. Come ultimi della nostra famiglia, è nostro dovere tornare nella valle e ricostruire il villaggio per aiutare il nostro clan ad andare avanti. Tuttavia, continui a ignorare le tue responsabilità, scegliendo di viaggiare sempre più lontano da casa nostra in cerca di vendetta. Non posso più vederti disonorare la nostra famiglia. Sono partito per trovare un modo di ripristinare il nome della nostra famiglia e ricostruire la Casa dei Fiori. Posso solo sperare che un giorno tu possa finalmente tornare in te e riunirti a me nel posto che ci spetta di diritto. Jing. Stropicciando il biglietto, Ira lo lasciò cadere a terra, schiacciandolo sotto il tallone. Una breve chiamata la trascinò fuori dalla sua tenda, fermandosi a parlare con un messaggero. Mentre suo fratello cercava invano un'altra strada, lei avrebbe continuato a cercare e ad assicurare il suo clan alla giustizia. E così, rimanendo da sola, Ira ha deciso di perseguire il suo desiderio di giustizia, assumendo più le sembianze di un cacciatore che va alla ricerca della sua preda, che di un ninja. La curiosità rimane comunque, perché questa lore non ha fornito molti dettagli sulle mostruose creature che hanno generato la notte della Marea Oscura, e quindi potremo aspettarci praticamente qualsiasi cosa in uno sviluppo futuro del gioco. Anche, perché no? Un eroe appartenente a questa razza immonda. Chissà cosa avrà in serbo per noi la Legend Story Studios. Solo il tempo potrà darci una risposta. E voi cosa ne pensate della storia di Ira? Credete che vedremo degli sviluppi più dettagliati in un futuro che riguarderanno il gioco stesso? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.